Seconda giornata di E3 2015, abbiamo finalmente potuto provare Need for Speed, il reboot della serie creato da Ghost Games. Ve ne ricorderete sicuramente per Need for Speed Rivals. Si tratta di un reboot in quanto cerca di condensare 20 anni di tradizione della saga in un solo gioco. C'è veramente di tutto: l'esplorazione libera della città, gli inseguimenti con la polizia, ma anche una profonda customizzazione dei veicoli. Siamo partiti proprio dalla personalizzazione della nostra macchina e ci siamo resi conto subito di come questa sia molto profonda. Le parti personalizzabili sono tantissime, anche se non tutte sbloccate per tutti i modelli, naturalmente, soprattutto quelli storici presentano meno parti personalizzabili. Una volta terminata la personalizzazione del nostro veicolo, che appunto confermiamo veramente profonda, quasi ai livelli dei capitoli di Underground, ci siamo finalmente affacciati all'open world e lì abbiamo scoperto uno stile di gioco piuttosto simile a quello di Rivals, ma forse ancora più aperto e libero. In qualunque punto della mappa si può prendere parte alle sfide, anche online, ma anche singolo giocatore. Ce ne sono vari, abbiamo ad esempio fatto delle gare tradizionali o del drifting. Il modello di guida è sicuramente molto simile a quello di Rivals, quindi ancora una volta c'è questa derapata molto secca che rimanda alla tradizione di Burnout, perché ricordiamo che in Ghost Games ci sono attualmente molti degli sviluppatori che hanno lavorato ai vecchi capitoli di Burnout, tra cui il creative director Craig Sullivan. Per quanto la prova sia stata molto breve, circa 7 minuti in tutto, ci siamo fatti un'idea abbastanza precisa di quello che il gioco offre. Parte dalle basi già settate con Rivals, che erano veramente buone, e apre ulteriormente le possibilità sia per l'online sia per l'offline, con tantissimi eventi. Ultimo accenno per il comparto grafico, che su PlayStation 4, dove abbiamo effettuato questa prova, si è dimostrato leggermente più indietro rispetto a quanto abbiamo visto in conferenza Electronic Arts. Probabilmente quella demo girava su PC. Qua si nota un po' più di aliasing e di pop-up, ma nel complesso il rendering è molto buono. A questo punto non vediamo l'ora di mettere le mani in maniera estesa su questo Need for Speed.